Ciao a tutti e bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere questo bellissimo effetto, ossia quello di utilizzare un'immagine piatta in 2D, una normale foto, in modo da sistemarla tramite la prospettiva sugli scalini, come ho fatto nell'esempio io, andare a mettere un tappeto su questi scalini. Per farlo utilizzeremo un filtro, nello specifico il fuoco prospettico. Ma prima di fare ciò vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto. E adesso passiamo al nostro tutorial. Aprite il vostro Photoshop. Io ho importato questa immagine di questa scalinata. Ora andiamo su Filtro, Fuoco prospettico. Ci aprirà questa schermata. Quello che dobbiamo andare a fare ora è andare a selezionare il nostro primo piano di riferimento. Per farlo andiamo qui. Il strumento crea piano, appunto, e andiamo a selezionare i nostri quattro punti all'interno della nostra foto, in questo modo. Come vedete, a me mi dà questa rete, questo piano, me la dà blu. E la cosa va bene perché deve risultarci blu. Ad esempio, se io vado a spostare tipo leggermente questo piano, vedete? Così diventa rosso e quindi non andrebbe bene. Oppure l'alternativa, ecco, se è giallo, diciamo che è una mezza via. Può andare e non può andare. Il nostro obiettivo è quello di avere questo reticolo blu in modo che risulti perfetto. Bene, una volta creato il nostro primo piano, dobbiamo andare a fare tutti gli altri segmenti, insomma tutti gli altri scalini. Per farlo, assicurandoci che sia selezionato appunto il nostro piano, torniamo qui su Crea piano oppure schiacciamo C con la tastiera. Quando compare questa freccia col quadrato, andiamo semplicemente ad alzare il nostro nuovo piano. Stessa cosa per tutti gli altri. Quindi torniamo a schiacciare C, allunghiamo il nostro piano, torniamo a schiacciare C, insomma, questa è la procedura da fare con tutti i nostri scalini. Bene, una volta finito di selezionare appunto quello che ci interessa, in questo caso mi fermo qua, uno volendo può andare su fin quando vuole. Comunque, una volta finito di selezionare tutto, l'unica cosa che ci resta da fare è andare su OK. Così sembra che non sia successo niente, però se noi per esempio torniamo in filtro e fuoco prospettico, abbiamo sempre il nostro reticolo qua. Bene, una volta fatto questo, andiamo a importare la nostra immagine, in questo caso ho preso questa, ho trovato questa, facciamo ok. Tenendo premuto il tasto Command sulla tastiera andiamo a fare la selezione della nostra immagine, facciamo Command C oppure modifica copia, deselezioniamo tutto. Creiamo un nuovo livello che andremo a chiamare appunto tappeto prospettico. Ora torniamo su filtro fuoco prospettico e facciamo Command V oppure modifica incolla. Adesso se noi andiamo a prendere la nostra foto e la portiamo all'interno qui, come vedete, ce l'adatta perfettamente alla nostra prospettiva. Io ora vado a rimpicciolire l'immagine perché è troppo, fin troppo grande. Command T, andiamo a rimpicciolire il più possibile. In questo modo lo andiamo ad adattare al primo scalino qua di sopra, oppure
ora la vado ad allargare in modo da adattarlo alla selezione. Ora per copiare il livello teniamo premuto Alt e vedete che lo andiamo a copiare in questo modo. Facciamo in modo che più o meno le immagini combacino. Più o meno in questo modo. Stessa cosa, torniamo a fare Alt. Andiamo a duplicare di nuovo il nostro livello e lo portiamo fin giù. In questo modo. Una volta finito, facciamo OK. E come vedete ci ritroviamo il nostro tappeto all'interno della foto. Ora andiamo su metodo diffusione e andiamo a fare moltiplica in modo da renderlo un po' più realistico. Abbassiamo leggermente l'opacità, qui vado anche a sistemare la luminosità e il contrasto. In questo modo. Perfetto. Ora andiamo ad inserire sopra a questo tappeto, come dire, già quasi andrebbe bene così. Inserisco una texture che mi rende un po' più realistico, ancora un po' di più, il tappeto. Quindi importiamo l'immagine, questa volta non all'interno della foto, ma in un nuovo livello. Questa è la nostra immagine. Anche qui andiamo a selezionare, facciamo Command C. Ora andiamo a fare quindi un nuovo livello, facciamo filtro, fuoco prospettico, facciamo Command V, questo ce lo incolla qui, lo vado a girare di 90 gradi, in questo modo, e poi lo vado a inserire qua sopra. Semmai andiamo a diminuire un po' la scala. Ora facciamo OK. Torniamo sul metodo diffusione, questa volta facciamo un sovrapponi. Come vedete, se facciamo un prima e dopo ci dà questo effetto increspato, sì, del pelo del tappeto. Se qui come me un po' vi sborda dal nostro tappeto, ci basterà fare una maschera di livello. Zoomiamo nelle parti che ci interessano, prendiamo il nostro pennello, col nero togliamo e andiamo a togliere le parti che sbordano dal tappeto. In questo modo. E questo è il nostro risultato finale. Bene, per questo tutorial è tutto. Io vi ringrazio di avermi seguito. Vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto. Mettete un like al video. Commentate per qualsiasi cosa. Visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti.